Ci sono alcune città che fanno da punto di riferimento per Gauguin. La prima sicuramente Parigi, la sua città natale nel 1848, e poi visse a Copenaghen insieme alla moglie danese, e poi ritornò fuori dalla Danimarca visitò la Bretagna, dove conobbe Émile Bernard, un amico che ebbe nella sua vita una parte importante. Infatti lo rincontrò poi nel 1888. Alcune fonti dicono che si incontrarono nel 1886, altre ancora parlano del loro incontro nel 1881. Nel 1886, dopo il divorzio, se così si può chiamare, con la moglie, sicuramente i due divennero amici. E il soggiorno in Bretagna ebbe importanti ripercussioni sulla sua pittura. Infatti, fu lì che sviluppò l'idea di disegnare con linee estremamente definite, con contorni netti che segnino i gruppi cromatici all'interno dei disegni. Le altre città che furono importanti per Paul Gauguin sono Panama, le isole di Martinica, e poi naturalmente Tahiti e le isole Marchesi della Polinesia, dove morì nel 1903, l'8 maggio. La pittura di Gauguin è influente per le bestie, per i fauves, i pittori francesi successivi a Gauguin, e di lui possiamo dire che la sua intenzione nel produrre opere pittoriche è quella di dare il senso di una storia che fosse arcaica ed attuale ad un tempo. Inside the Staircase è online, puoi visitare il sito internet www.insidethestaircase.com oppure il mio profilo Twitter @enicodemi. O ancora la pagina Facebook / Inside the Staircase. Grazie per l'attenzione, arrivederci.